Lento! Gli incantesimi non possono tenerci lontano. Gli incantesimi non possono tenerci lontano. George! George! Aiutami! Grazie a Dio sei tu. I miei incantesimi sono insufficienti. Diventano più forti. Hai portato gli stiletti e il diario. George. Per favore, George, per favore, basta, ti prego. Non dimenticare, se il cristallo si spezza, è la fine per tutti e due. E adesso, mia piccola vacca, morirai! No! No! Senti, io non ce la faccio più, Cory. Parla, per favore. Di che cosa? Di qualunque cosa, di quello che pensi. Sto pensando a guidare. Si può sapere quanto manca alla fattoria dei tuoi nonni? Non lo so. Dovremmo esserci. Come stava tuo padre? Allora, come l'hai trovato? È un vecchio ubriacone. Un estraneo. Sai, è ridicolo. Che cosa? Ci tenevo che incontrassi tuo padre. Pensavo che ti avrebbe aiutato a risolvere il tuo problema. Ma ora mi dispiace che tu l'abbia visto. Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che negli ultimi 48 ore non mi hai mai guardato in faccia. Anzi, da quando hai trovato tuo padre, mi hai completamente tagliato fuori dalla tua vita e non capisco il perché. Ti ho portata con me, no? Sì. Ma per fare cosa? Insomma, non mi hai detto neanche 10 parole da quando siamo partiti. Thank you.
Allora? Solo che da quando... Sì, insomma, da quando ho visto mio padre, cioè... Mi rimbomba una voce nella testa, come se venisse da un altoparlante. E mi dice di andare in quella fattoria. Sono già stato qui. Come? In un incubo. Benvenuto a casa, Cori. Cori. Cori, ti senti bene? Sì. Sì, sto bene, Eleni. Sembravi assente, che c'è? No, no, sto bene, sto bene. Salve ragazzi, desiderate qualcosa? Cerco la fattoria dei Carter. È inutile, quel posto non esiste. Non è possibile, è segnata sulla cartina. La cartina è sbagliata, figliolo. Se non dovete fare benzina, vi consiglio di tornare indietro. Forse è vero, potrebbe esserci un sbaglio. Dai, andiamo a casa. No. È questo il posto dell'incubo. La fattoria è qui vicina. Ehi! C'è nessuno? Ehi! Signor Harmon? Non mi piacciono le volgarità. Oh,
Ti prego, volevo solo farti sorridere. Il bagno sul retro. No, non volevo... Ha qualcosa da bere? Abbiamo birra, Coca-Cola, acqua e latte di capra. Una coca, per favore. Anch'io. Grazie. È venuto qualcun altro oggi? È venuto Divers la settimana scorsa e la settimana prima la signora Wilson con la piccola Linda. Siete amici della piccola Linda? L'avete conosciuta quando è andata a scuola? Non credo che sia andata veramente a scuola. Secondo me invece deve essersi cacciata in un brutto guaio e l'hanno mandata via. Avete conosciuto la piccola Linda a scuola? Non conosciamo la piccola Linda. Senta, può dirci quanto è distante la fattoria dei Carter? Non so dove sia. Questa è la Jeep di Dell. Bene, così ce ne andiamo. Lei. Ciao, Del. Del! Tu sì che sei sempre buona da mangiare. Cori, vecchio mio. Ah. Ciao, Del. Com'è andato il viaggio? Uno schifo. Ma sai come sono le donne? Siamo passati vicino a un centro commerciale e Terry ha voluto fermarsi. Dovevo assolutamente comprare dei vestiti. E poi? Non hai saputo resistere. È per questo che me la tengo vicino. Bonnie! Ciao! Come vanno le cose? A gonfie vele. Sei semplicemente meravigliosa. Sei semplicemente divina. Oh, grazie, grazie. Bizzarre formule di saluto della sottocultura. Buongiorno, signor Harman. Jack, sono proprio contento di vederti. Il tuo messaggio sembrava urgente. Quindi eccoci qui. Grazie infinite. E dico davvero. Lo so. Se riuscite per un momento a smettere di tastarvi e di farvi sviolinate, prendiamo qualcosa da bere. Magari ci racconti perché ci hai fatto venire. Qualcuno vuole una birra? No, grazie. Stiamo bene. Non mi va. Cos'è, la giornata del no? Non per me. Per questo la tengo vicino. Lui ce l'ha così piccolo. Che c'è da ridere? Di che si tratta? Niente, Del. No, di che si tratta? È una sciocchezza, non vale la pena di parlarne. Tu dici? Allora, Cori, perché ci hai portato qui? È per mio padre. Sta bene. No, si è tagliato i polsi dopo che l'ho visto. Questo non me l'avevi detto. Lo so. Non potevo. 4 giorni dopo la sua nascita, la sua famiglia è scomparsa dalla fattoria. Dov'era tuo padre quando è successo? Era in ospedale dentro l'incubatrice. Se non fosse stato là, sarebbe scomparso anche lui. E tuo padre non ha saputo più niente? No, ma dopo la mia nascita è venuto qui per scoprire cos'era successo. E non è più tornato. Credo che in quella fattoria avvengano strani fenomeni e da parecchio tempo. Voglio scoprire di che si tratta. E ho bisogno di voi. Io ci sto. Anch'io. Accetta il mio consiglio, figliolo. Vai via, prendi i tuoi amici e fai marcia indietro. Ho degli interessi in quella fattoria. Appartiene a me ora.
No, non è vero. Tu non sei il proprietario. Ah, no? E allora chi è il proprietario del terreno? Tu, forse? I morti. Ehi, vecchio, tu non sei solo un rompipalle. Ma ti sei anche giocato il cervello. Dovresti imparare a rispettare gli anziani prima che loro ti facciano fuori. No, no, aspetti un momento, signore. Non vogliamo creare problemi. Vero, Dan? No, 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 niente problemi. Allora risalite sulle vostre macchine e tornate da dove siete venuti. Cosa c'è, Arcuro? Che cosa nasconde? Solo io ho visto quello che è successo alla famiglia Carter. Era il 29, c'era la siccità. Quell'estate soffiava un vento caldo e umido. I raccolti riarsi, le mandrie letteralmente decimate. Nell'aria c'era una puzza di morte. Era domenica quando è successo. Tutte le famiglie erano in chiesa, tranne i Carter. Loro non mancavano mai in chiesa. Quindi quella sera andai a vedere cos'era successo. Dio mi protegga, li ho visti. Li ho visti. Che cosa? Che cosa ha visto? Pareti insanguinate, brandelli umani dappertutto, figure nell'oscurità che ridevano e venivano verso di me. Ho urlato e sono scappato. Non ne ho mai parlato con nessuno. Fino ad ora. Non è neanche carica. Per il tuo bene, non andare lassù. Devo farlo. Lo so. Beh, allora segui quella strada. Finché finisce. Grazie. È tutto ok. Tutto risolto. Oggi vi porteremo nella terra dell'illusione e della fantasia, dove il banale diventa fantastico e il fantastico diventa banale. Non sapevo che ci fosse il tuo ex. Neanch'io. Una regina non può stare senza fiori. Di bastardo schifoso, sai dove te la infilo quella lattina? Fammi vedere, dai. Calma, signori. Non urlate, il coniglio si spaventa. Del, non è il caso. Vi ho chiesto solo di... Non di litigare. Sono d'accordo con te. Non ci servono certo dimostrazioni di forza bruta. Ciao, Cori. Ciao, Stacy. Non credevo che ce l'avreste fatta. Cosa? Volevi che perdessi l'occasione di uno scenario del genere, eh? Portare la magia in queste terre? Stare insieme a persone meravigliose? Mio caro, non potevo assolutamente mancare. E poi... avevi bisogno di noi, quindi... voilà! Siamo qui.
Ne sono felice. Allora, qual è la natura di questa strana spedizione, se posso chiederlo? Ah, venitemi dietro e vi farò vedere. Del, sei sempre dei nostri? Sì, volentieri. E tu che fai? Non so né dove né perché, ma non vi lascio. D'accordo, andiamo. La prossima volta ti schiaccio come uno scarafaggio. Shazam! Ancora a bordo? Fino alla fine. Stai facendo un brutto errore, figliolo. Temo di sì, ma non ho scelta. Direte, idioti. Cosa ti aspetti di trovare, Cory? Devo capire chi sono, è molto importante per me. Cosa credi che sia successo? Chissà chi era. No, sta fermo. Non toccate, vi prego.
Che c'è, Bonnie? Che è successo? Guarda! Fratello maggiore di mio padre. E tu come lo sai? Lo so e basta, chiuso il discorso. Ecco la risposta al tuo mistero, Cory. Qualche maniaco si è aggirato qui, ha torturato l'uomo sulla croce e poi ha dato fuoco alla casa. Saranno morti nell'incendio. Non so cosa sia successo, ma si vede che la morte è passata in questo posto. Cory? 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 Io vado dentro. Cory, aspetta. C'è qualcosa di sinistro qui intorno. Torniamo indietro. Bonnie ha ragione, anch'io lo sento. Non entrare. Voglio vedere che cosa c'è dentro. Voi aspettatemi qui. Tieni, prendi. Regina. Nunc protestas Satane vivet.
Fuori! Fuori! Ma che è successo, Arnie? Io non lo so, non lo so. Ma che cosa ha letto poi? Che cosa diceva? Era latino, diceva il potere di Satana è vivo. Questo qui ci proteggerà da qualunque cosa. Ma fate come volete, io voglio andare via prima che tramonti il sole. Beh, vattene allora. Qualcosa qui ha ucciso i miei nonni e voglio sapere cos'è. Su, andiamo, c'era presto! La mia batteria è scarica. Anche la mia. Dobbiamo andarcene di qui al più presto. Ha ragione, questo posto è stregato. Siate seri. Quello a cui abbiamo assistito è stata soltanto un'allucinazione. Finiscila, Jack. Era tutto reale, invece. L'hai visto con i tuoi occhi. E allora non credo ai miei occhi. Cose del genere. Non succedono e basta. Jack, c'è qualcosa di demoniaco. Demoniaco? Ma dove? Là. Ha aspettato tutto questo tempo. Cosa ha aspettato? Che venissimo noi, Jack, non capisci? Promettimi una cosa. Quello che vuoi. Se muoio, non seppellirmi qui. Ma tu non morirai, Bonnie. Promettimelo, ti prego. Va bene, te lo prometto, ma tanto non morirai. Non succederà niente. Andiamocene via. Ok, prendiamo quello che possiamo portare e torniamo indietro. Quel banco di nebbia. Ora sì che siamo nei guai. Forse hai ragione. Mai vista una nebbia del genere. Il posto sembra diverso. Come diverso? Sì, è tutto cambiato. È opera dello stesso potere che c'era nella casa. Arriva altra nebbia. Dove diavolo siamo? Dio, che freddo! Oh no, non è ancora finita. Allora è proprio stregata. Del, fermati. Ehi, da dove vieni, carina? Del, tutto bene? È inutile, non andrete via. No! Tu sei mia. Hai mentito.
E ora che facciamo? Purtroppo qualcosa ci tiene prigionieri. Bravo Sherlock Holmes, hai intuito qualche altra cosa? Il sole tramonterà fra pochi minuti, quindi dobbiamo scegliere. La casa o la macchina? Io sceglierei la casa. Ma qualcosa ha cercato di ucciderci. No, non credo, è stato solo un avvertimento. Qualcuno vuole mandarci via. E tu come fai a sapere? Non lo so, Del. È come una sensazione. Beh, io non mi fido, perché sono state le tue fottute sensazioni a portarci qui. Io dormo nella casa. Beh, fa come vuoi, ma io non dormo in una Buick. Dopo di te, McDuff. Siete pazzi, siete tutti pazzi! Dobbiamo parlare. Non abbiamo più niente di cui parlare. Andiamo, te l'ho letto negli occhi giù al distributore. Non insistere, ora sono di Dan, andrò a vivere con lui. Terry, io ti amo. Chuck, adesso è inutile, è troppo tardi. Dell ha bisogno di me, tu invece no. Per te la vita è solo un gioco. Io ho bisogno di qualcuno che mi prenda sul serio. Come Dell. No. Possiamo fare a pugni se vuoi. Ma non abbiamo motivo di litigare. Allora andiamo dentro. Ottima idea. Ci sistemeremo qui. Diamo una pulita. Nonna, sei tu? Thank you.
Diario segreto di Regina Carter. Nata l'8 giugno 1889. Io ti invoco, Venus. Proteggi questo mio figlio dalle forze del male. Sorgi ora e avvicinati a me. Oh, santo cielo, vuoi farmi venire un infarto? È quello che volevo dire io. Accidenti. Ti avevo portato da mangiare. Che bel weekend, eh? Già. Tu sai come far divertire una ragazza. Forse non si vede, ma sono contento che tu sia qui. Oh, che bello sentirtelo dire. Ho trovato il diario di mia nonna. Oh. È il crepuscolo. So che entro stanotte morirò. Neanche gli incantesimi che mi ha insegnato mia nonna potranno salvarmi. Incantesimi? Già. So che un giorno anche tu dovrai affrontare il male che sta per possedermi. Nell'ultimo cassetto della specchiera troverai due stiletti che fanno parte del sacro gruppo dei sette. Gli altri cinque sono stati persi. È scritto che con tutti e sette si può uccidere il figlio di Satana. Spero che possano esserti utili. Abbiamo delle notizie. Questa fattoria fu costruita dal mio bisnonno. Lui e altri coloni seguirono un predicatore di nome Anders fino a qui. Ma quando arrivarono, Anders cominciò a parlare del falso dio della Bibbia e del vero dio che aveva trovato qui. Un adoratore di Satana? Già. Cercava di evocare il diavolo. Poi scomparvero tre bambini. Furono ritrovate ciò che restava di loro su un altare dietro la casa di Anders. Era un pazzo criminale. Ci fu una rivolta. Anders e tutti i suoi seguaci furono bruciati nella sua casa. Una giusta fine. Spero abbiano sofferto. Dopodiché andò tutto bene fino all'estate del 1929. Fu l'anno in cui nacque mio padre. 8 giugno. La signora James ha avuto tre gemelli. Sono stati uccisi subito dopo la nascita. Nessuno dei bambini era umano. Nascevano tutti così, tranne il padre di Cory. Che cosa aveva di speciale? Non ne ho idea. Ma l'ultima annotazione dice: sono tutti morti tranne George e io. Non c'è più speranza. Ecco, li sento, si aggirano nel fiume. È il... Ecco cos'è successo alla mia famiglia. E ora ci siamo dentro anche noi. Ci appariranno le bestie infernali. Lo spero, Stacy. Così sapremo che significa prendere a calci qualche sedere soprannaturale. Jack, vecchio mio. Sei furbo, tu. Molto americano. Molto John Wayne.
In fin dei conti abbiamo altra scelta. Hai ragione. Però vorrei avere delle bombe a mano o degli esplosivi. Io preferirei una vacanza a Tahiti. No, a Tahiti. Perché? Voodoo, praticano il voodoo a Tahiti. Ok, allora facciamo Chicago. Las Vegas. Non c'è niente di spirituale a Las Vegas. Ottima idea. Facciamo Las Vegas. Ehi, Cory, indovina che abbiamo visto. Cory. Ehi, Armen. Ehi, Jack, svegliati. Credo che voglia solo lui. Andiamo. Perché no? Sono proprio curioso. Anch'io. Andiamo a vedere. Mangia questo! Non è bene essere curiosi, vero Chuck? Già, ricordiamocelo. Se riusciamo a cavarcela, non ti distrarre. Ehi, ehi, Chuck. Che c'è, maestro? Non ce l'ho fatta. Attento. Thank you.
Sono in salvo. Ce l'ho fatta. All'inferno! Cos'è stato? Che è successo? Veniva da fuori. Dove sono, Chuck e Stacy? Stacy! Chuck! Dio. Oh no! 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 Terry, ascolta. Dobbiamo mantenere il controllo se vogliamo uscirne vivi. Hai visto quanto sangue? Ehi, fidati di me, ce la faremo, vedrai. Ok. Del, diamo un'occhiata in giro. Sì. Perché non hai accennato agli stiletti, agli incantesimi e al diario? Che dovevo dire? Che forse mia nonna era una strega, che usava gli incantesimi per proteggere suo figlio e la casa. Bella è un esaltato e Jack è un introverso. Basterebbe un niente per sconvolgerli. Non potremmo usare quegli incantesimi? A mia nonna non sono serviti. Tienilo tu, questo. Potrebbe sempre servirti. Non credi che possiamo farcela, vero? Non avrei dovuto trascinarti qui. Tu non c'entri, Cory. Ci sono venuta da sola. Sono venuta qui perché ti amo. Come ho fatto a meritarti? Magia. Tesoro, è stato solo un incubo. È tutto finito. Stai tranquillo, Del. Come vorrei essere a casa adesso. Zitti! Sentito, è una macchina! Sono Willy e Rina! Non spegnere il motore. Non spegnere il motore! Non spegnere il motore! Non spegnerlo! Non spegnere il motore! Non spegnere, non spegnere il motore! Ma che dicevi? Stavo dicendo di non spegnere il motore. E perché? Ma che è successo alla batteria? La macchina è nuova. Andiamo dentro. Ehi, Cory. Senti, amico. Io e Terry non vogliamo passare un'altra notte qui dentro. Adesso usciremo da quella porta e andremo a chiamare aiuto. Sei proprio sicuro di volerlo fare? Sì, una volta tanto nella mia vita. Terry,
Hai proprio deciso di venire? Te l'ho già detto. Dove vai tu, vengo anch'io. Per questo la tengo vicino. Tieni, potrebbe servirti. Grazie, Cory. Su, andiamo. Non credo che ce la faranno. No, non credo neanche io. Ma rimettiamoci al lavoro. Jack. Sì? Torno tra un attimo. Va bene. Nonna. Nonna, mi senti? Ci sei tu nella casa, vero? Che cosa hanno paura i demoni? Nonna. Rispondi. Cory. La casa non potrebbe essere più sicura di così. Che facciamo adesso? Dobbiamo aspettare. No. Come sarebbe? Io suggerirei di attaccare. Ecco, Bonnie diceva che dal fienile venivano dei rumori. Jack ha ragione. Mia nonna parla del fienile. Probabilmente c'era una porta che metteva in comunicazione il fienile con la casa. E se quello è il centro di questa forza, dobbiamo trovare il modo di distruggerlo. Hai ragione. Che ne pensate? Certo, è meglio che aspettare. Io dico di no, ma se dobbiamo farlo, sbrighiamoci. Io prendo le torce. E io il fucile. Terry? Terry, dove diavolo sei? Non la senti? Che cosa? La morte. Che cos'era? Niente di umano, questo è sicuro. Guarda. Andiamo.
quello che cos'è? Un altare per il diavolo. Oddio, è orribile. Eppure ha un fascino tutto particolare. Sì, devo dire che è meraviglioso. Aiuto, giù! Toglietemelo di dosso, vi prego! Scappa, Willy! Siamo sempre noi, la strana coppia. Dan sembrava proprio da mangiare. Ma voi siete morti? Non si può uccidere chi è già morto. Fermo dove sei, o ti spappolo il cervello. Quello non funziona qui. Questa è la casa dei demoni. Carrie! Aiutami! Non vi piace questo? Dov'è Willy? È rimasto nel fienile. Dimenticato qualcosa. Non è carino. No, Cori, non lo usare. Perché mi hai ucciso? Questa notte urlerete tutti nell'inferno, tutti quanti. Non capisco. Hai visto? L'incantesimo di mia nonna funziona ancora. Non riescono a raggiungerci. Sei sicuro? Sì. Forza, venite a prenderci. Luridi schifosi. Correte!
successo? Quei dannati hanno rotto l'incantesimo. Prendi questo, io controllo il lato posteriore. Jack. Sì. Buona fortuna. Anche a voi. Dove saranno? Non lo so. Potrebbe essere l'incantesimo. Cerca le munizioni nella borsa di Stacy. Sbrigati! Riusciremo a tenerli lontani. Prendi il diario, dia a Jack di venire qui. Sì.
anche tu. Non so. Jack, possiamo ancora lottare? Non lottare, lottare, sarai tu. Molto piacere al padre. Addio, Jack. Tutto bene. Povero Jack, si è trasformato in un demone, ho usato l'ultimo stiletto, ho visto la sua anima. È meglio così, lei gli hai fatto un favore, così l'hai salvato. Ecco, sono venuto a prenderti. Il libro, forza, dobbiamo provare. Disegna un cerchio con il gesso.
È un momento assurdo per dirlo, ma io ti amo. Anch'io ti amo. Oh tu, luce bianca, oh voi tutti, spiriti di pace, oh madre terra che vegli su di noi. La nostra umilissima carne è scaturita da te. Noi che respiriamo il tuo respiro. Se ci trovi degni di te, noi ti supplichiamo. Fa che ci giunga la tua luce. Esatto. Non le sono serviti. Mi sono preso suo marito e la testa di lei. E adesso dovrai pagare per questo. Ti insegnerò cos'è l'agonia prima di ucciderti. Sono venuto a governare questo mondo e tu sei l'ultimo della tua discendenza. La morte della tua anima assicurerà l'inizio della mia. Muori, figlio dell'uomo. Riprendendo, grazie a Dio. Cori, non sentivo il tuo polso. Per la miseria, ci hai fatto prendere un bello spavento. Era come se fossi morto. Cori, ti senti bene? Sì, sono un po' confuso. Ma dove sono? Nella fattoria dei tuoi nonni, ci siamo venuti in macchina. Ma che mi è successo? Siamo entrati, ci siamo guardati intorno e sei piombato giù come un sasso. Impressionante, come se fossi stato colpito da Mike Tyson. Jack, allora sei vivo. Siete tutti vivi. Certo che siamo tutti vivi. Siamo vivi e vegeti. Devi aver sognato. Ups. Sorpresa. Bevi il suo sangue, mordi, assaggia la carne che ami tanto. Ha, 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 ha.
sempre voluto bene, Cori. No, papà, non farlo. Fermo. Fermati. Ah! Non funzionerà. Non mi fai paura. Tu sei terrorizzato. Io non ho paura di te. Non ci credo. Tu hai terrore di noi perché noi siamo vivi. Noi sentiamo. Tu sei solo un'ombra. Ti nascondi dietro i tuoi banali trucchi di magia perché sei morto. Dio ti ha trasformato in un rettile, in una creatura di fogna nello stesso tempo. Non mi serve la magia per prendermi la tua anima. Sarai morto, mi prenderò la tua donna. Mi darà dei bellissimi figli. Vedrai poi come invocherà la morte. Cori! Cori! Prendi il diario, leggi l'ultima formula. Presto, fallo! Noi ti invochiamo, potere della luce. Ricaccia questo male nel nulla. Rimandalo nelle tenebre da cui proviene. Noi ti invochiamo, Dio della luce. Brucia questo abominio. Spazzalo via dalla terra. No. Sia fatta la tua volontà. No. Cori, sei di nuovo normale. Ora è finita. Sì, è finita davvero.
C'è nessuno? C'è nessuno? Harriet? Elaine, sei tu. Sono contenta che tu sia venuta. Sai, mio zio... Lo so. Vieni. Entra. Ho una sorpresa per te. È inutile. Anche noi ne abbiamo una.